Ciao a tutti, io mi chiamo Anais e ho un problema. È un problema molto serio di cui non è facile parlare. È un male molto diffuso, ma spesso sottovalutato, che molto spesso mi lascia immobile per ore senza forze. Io mi annoio. Passo dalle settimane in cui sono sotto esami, in cui mi sveglio presto la mattina e ho tantissimo da fare fino a sera tardi, a mesi e mesi in cui non ho niente di niente da fare. Ho bisogno di aiuto. Suggerimenti? Entri Diventa in un fandom. nerd. Come, scusate? Diventa nerd. Entri in un fandom. Ho in 27. Scusate, sono un po' confusa, non saprei cosa scegliere. Te lo dico io, diventa nerd. Avrai sempre qualcosa da fare, che sia una maratona di Star Wars, rileggere per la 47ª volta Signore degli Anelli, preparare un cosplay, finire un videogioco, non avrai un minuto di noia. O diventa fangirl. I requisiti sono minimi, ti basta amare leggere e o guardare film e serie TV. Magnifici personaggi e appassionanti storie ti aspettano per riempire la tua vita noiosa di forti emozioni e sogni ad occhi aperti. Sembra rilassante. Rilassante. Hai mai sentito parlare dei feels? Dei cosa? I feels sono una cosa splendida, ok? Nel momento in cui trovi un personaggio di cui ti importa quanto un fratello o un migliore amico, gli auguri il meglio e poi gli succede il peggio. Beh, non vale piangere, ok? Se poi si realizza la tua ship. Scusa, non so cosa significa. Le ship sono le coppie che vorresti, ma che gli autori non si degnano di scrivere. Ce ne sono alcune che possono rovinarti la vita. Ma per fortuna esistono le fanfic. Vedi, ad un nerd queste cose non interessano. A noi va bene quello che scrivono gli autori, tranne quando lo adattano per il cinema o le serie TV. Ma non sono le coppie pucci pucci che contano. E cosa conterebbe? I draghi, i duelli, le spade laser, I demoni. i viaggi nel tempo. Aragorn. Oh, anche a me piace Aragorn. Davvero? Certo, lo shippo con Faramir. Ovviamente. In quanto fangirl, sono aperta a qualunque tipo di situazione, persona, cultura o tendenza sessuale. Yaoi! Insomma, sei una pervertita. Non posso negarlo. Tu però sei noiosa. Noiosa! Ho una cultura praticamente sconfinata. So dirti chi ha forgiato Andúril, di cosa è fatto Jabba the Hutt, come funziona lo Stargate, precisamente. Ho una collezione di gadget da far paura. Pure io, eh? Ok, calme, calme. Entrambe avete i vostri pro e i vostri contro, ma entrambe sembrate vivere una vita molto, come dire, solitaria. Amare così tanto libri, film, giochi, videogiochi e essere sola sono due cose incompatibili. Ci sono migliaia di persone che condividono i miei interessi e migliaia di occasioni per stare insieme. Le varie convention, le Friday Night Magic, le partite a Munchkin. Neanche noi siamo mai da sole. Ogni fangirl è madrelinguista di sclerese. Bellissima! E quando incontriamo un'altra fangirl è un magico momento di condivisione di dolore e insoddisfazione. Nerd? O fangirl. Io non lo so. Non vuoi essere una nerd e parlare solo per citazioni? Non vuoi sapere vita addominale e miracoli di tutti gli attori fighi? Io non lo so. Non esiste una via di mezzo. Interessarsi ai drammi personali e non solo a battaglie e superpoteri? Apprezzare libri, film e serie TV per come sono fatti e non solo per i personaggi? Sì, non sembra una cattiva idea. Vado subito a nerd fangirlare. O fangirnerdare. Con cosa comincerai? Non lo so, penso con Harry Potter. Io amo Harry Potter. Anche a me piace tantissimo. Lo guardiamo insieme? Ok, pesco. Sì, ma se non mi viene il mana! Oh mio Dio, TP. Oh TP. Oh TP, perché non Nemico debole. Borsa, Pokéball. Ultra Ball. Vai. Gotta get your ball!
Kenobi. Sei la mia unica speranza.